Eccoci qua, siamo sul Monte Plauris, questa qui è la Malga Ungarina e se vi ricordate il video che abbiamo fatto l'anno scorso del 2013 avevamo dato delle informazioni piuttosto vaghe perché non avevamo alcun dettaglio in merito. Ora rifacciamo questo video d'aggiornamento cercando di completare quella serie di informazioni. Innanzitutto lo stabile che vedete qui alla mia sinistra è stato adibito e l'informazione, la fonte di informazioni è l'ex vice sindaco di Venzone Stefano Di Bernardo, nonché presidente del parco delle Prealpi Giulie, è stato adibito come sorta di ripetitore. All'interno ci sono apparecchiature di vario genere che permettono una migliore trasmissione e ricezione per tutta quanta la zona. È stata anche un'ottima idea. Adesso andiamo un attimino laggiù a dare un'occhiata a cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa negli stabili che vedete davanti a noi, e per poi dare la nostra valutazione anche per questo posto. Andiamo a vedere. Allora, eccoci qua, questo qui è il primo stabile. Possiamo vedere una legnaia sulla mia sinistra che non utilizzerete perché, come l'ultima volta nel 2013, siamo a giugno 2014, questo è chiuso, ma anche con l'attitudine del ho paura dei ladri, questo lucchetto pesa un chilo, sinceramente qui entrare non si può. Andiamo a dare un'occhiata rapida alle due stalle e poi terminiamo questa valutazione. Allora, ecco, questo qui è il terzo stabile, che non è differente dal quarto, non offre nessun tipo reale di appoggio, solamente un tetto sopra la testa. Vediamo se si riesce a inquadrare qualcosa all'interno. Vedete, pieno di attrezzi utili ai malgari per pascolare le mucche e ad Anubi per entrare, non so far cosa. Anubi, fuori. Allora, che cosa si può dire della Malga Ungarina? Che non è buono come punto d'appoggio, noi l'avevamo valutato come inclassificabile, potremmo al massimo dargli un E e un tetto sopra la testa e basta. E attenzione, perché il tetto sopra la testa potreste trovarvi a doverlo condividere con degli altri ospiti, vieni a vederla vicino, con i quali la miuccia non sembra andare molto d'accordo, eh? Membri dell'Inner Sight, le mucche, sei buono tu.